Ciao a tutti amici di WeDrive, bentornati sul nostro canale e benvenuti in questo nostro nuovo video qui da ECMA 2021. Con questa bellissima intro di Honda andiamo adesso a scoprire insieme Honda SH350, uno tra i modelli più iconici nella famiglia degli scooter di tutte le strade di tutta la nostra nazione. I numeri sono veramente paurosi, oltre 800.000 unità vendute. Qui adesso vi sto mostrando un modello celebrativo per i 50 anni di costruzione e di progettazione Honda Italia dal 1971 al 2021. Ma adesso andiamo insieme a soffermarci su quella che è la protagonista del nostro video, ovvero la Honda SH350i in questa colorazione bicolore molto molto bella, molto particolare. Da notare appunto i fregi in rosso riportati sia sul logo che sulla sella che sui cerchi. Andiamo adesso a vederla un pochino più nello specifico. Ecco, allora, una sella come sempre molto molto comoda, spazio per le gambe a sufficienza, il controscudo ben sagomato e profilato per accogliere comodamente le nostre gambe, blocchetto d'accensione sulla destra, gancio maniglia per le nostre buste ed ecco qui un po' più in alto il manubrio, manopola a sinistra con il suo blocchetto di regolazione, controllo luci, clacson, informazioni sull'LCD, sullo strumento di comunicazione principale del modello. E sulla destra accensione e spegnimento del nostro SH, parabrezza fisso molto ampio che protegge comodamente non solo il cavaliere ma anche il suo passeggero, e qui più in basso la sua firma luminosa nel tempo miglioratasi, perfezionatasi, sempre più particolare, questa volta appunto divisa, ben separata in 4 gruppi complessivi, uno basso, quello per anabagliante e abbagliante, le frecce nella parte un po' più alto e lì la luce di posizione, poco sotto il parabrezza, lì dove prima appunto era posizionata il gruppo centrale e unico nei modelli precedenti. Qui abbiamo la ruota anteriore, entrambe da 16 pollici, anteriore e posteriore, e un badge ABS perché sì, appunto, Honda SH350i è dotato di ABS, impianto frenante Nissin, forcella telescopica e qui sul lato passiamo a quello che è il cuore pulsante di questa Honda SH350i, il suo motore che sviluppa ben 29,4 cavalli, un iconico must in questo modello, aumentato di cubatura, di cilindrata e di potenza. Qui nel taglio posteriore il gruppo ottico, anch'esso LED, dotato di un fregio cromato che lo divide, lo separa esattamente al centro. Sospensioni posteriori e terminale di scarico sulla destra. Il propulsore monocilindrico, 4 valvole, è sicuramente molto pronto fin dai bassi regimi per poi dare il massimo di sé ai medi e gli altri, raffreddato a liquido, ovviamente Euro 5, e abbiamo un alessaggio della corsa 77x70,7 mm, una coppia massima di 32 Nm a 5250 giri e una capacità del serbatoio di 9,1 compresa la riserva. Il telaio è quello monotrave dorsale inferiore e l'altezza della nostra sella, di cui vi ho parlato prima, è di 805 mm dal suolo.
Beh, che dire, sicuramente un evergreen di casa Honda negli scooter che farà tantissimo, tantissimo successo anche in questa variante, anche con quest'ultimo restyling e aggiornamento. Molto bello notare l'organizzazione all'interno del quadro strumenti, ripartito in due schermi. Io non posso far altro che salutarvi, iscrivervi al nostro canale, beh, ormai è diventato d'obbligo, sicuramente anche mettere un mi piace a questo video, ma soprattutto trovare poi l'articolo di Honda SH350 sul nostro sito www.wedrive.tv. Alla prossima!